E allora, tenendo come diciamo ispiratore questo drink, dove possiamo arrivare? Allora, abbiamo come comune denominatore con la pina colada e caramella moody prima il fatto che andremo a utilizzare il blender, quindi frulleremo qualche cosa. L'idea è quella di frullare della frutta e anziché aggiungere, come in alcuni drink che si chiamano sparkling, del vino prosecco, del vino frizzante, andremo a utilizzare un bitter bianco. Però. Allora. Ma è una buona idea. Certo, grazie. Allora, iniziamo con l'andare a frullare, per esempio, pesche. Questa la teniamo che poi ci serve per un'altra operazione che voglio fare. Ed anche un po' di fragole. Mi aiuto con un cucchiaio. Ah, meglio abbondare, vedo. Meglio abbondare, sì, sì. Quella la recuperiamo. Questo qua è mezzo chilo di fragole per fare tre dosi, vabbè. Però, no, questa insomma, ce la teniamo per altre cose. Ah, non le metti tutte? No. Se io frullassi questa cosa, verrebbe qualcosa di molto denso. Mi aiuto per ottenere qualcosa di leggermente più liquido con un po' di zucchero liquido, che poi bene, avrà anche la funzione di dare un po' una marcia in più ai nostri prodotti. Ripeto ancora, sciroppi banditi in questo bar. Andiamo a frullare tutto. Senza ghiaccio stavolta. Senza ghiaccio, stiamo facendo una purea di frutta. Siamo già a posto. A questo punto cosa andremo a fare? Andremo a creare un bel effetto, nel senso che utilizzando il piattino delle pesche andremo a mettere qui un po' di questa purea di fragole e di pesche. Questo bel colore rosa. Esatto. E guardate cosa facciamo. Intingiamo il nostro flut, che sarà il bicchiere di servizio. Ricordiamoci che dobbiamo farne tre. C'è anche Viviana che arriva. Giusto, giusto. La mettiamo nello zucchero. Abbiamo fatto una crusta zuccherata alla pesca e alle fragole. Grazie Marco. È anche rosa poi, bellissima. Sì, 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 sì. Due e tre. E tre. Voilà. La mettiamo qua. Te la passo che non ci serve. Grazie. Grazie a te. Andiamo a colmare di ghiaccio i nostri bicchieri. E uno, guarda che bel effetto che dà la crusta. Sì. Mentre preparate i drink, la gente deve avere già una bella sensazione, deve vedere la frutta che state curando tutto. Uno dei grandi piaceri del bere miscelato è guardare il barman che prepara. Certo. Se il barman è bravo, eh. A questo punto questo caso. Grazie. Andiamo a mettere circa un terzo del livello dei flut di questa purea. Di fragole e pesche, quindi tutto fresco. Questa poi, se ci avanza, potremmo usarla per andare a fare degli ottimi drink analcolici. Non si butta via niente neanche al bar, eh? Come la frutta, quel che potremmo utilizzare in sangrie o per fare dei frullati di frutta. Giusto, giusto. A questo punto andiamo a bitter, completare di bitter bianco le nostre creazioni. Fuori uno, fuori due. E fuori tre. Vedete come sono versatili questi ingredienti, che sono spesso e volentieri sottovalutati. Ce li abbiamo sempre sotto mano, invece. Vedete che è sceso il livello? Andiamo un attimo a ricolmarlo. Bello, 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 bello. Andiamo a dare una leggerissima miscelata, per quanto il prodotto frizzante ha già un po' miscelato e fatto questa funzione. Lo serviamo senza cannucce, chiaramente, anche perché il cliente dovrà, o chi lo assaggerà, dovrà comunque assaggiare lo zucchero. E questo è già finito. Sweet bitter, quindi un nostro aperitivo fruttato ma anche con una nota dolce e secca. E insomma, bravo, complimenti. Voilà, ecco.